Eccoci tifosi rossoblu, appassionati della Serie C, qui Paul e E Lollo. siamo qui oggi quindi con il nostro consueto commento adesso in diretta e dopo post gara della partita Taranto Potenza. Quindi il ruggito di Paul e Lollo ricomincia. Ricomincia dopo la vittoria con il Latina, adesso stiamo purtroppo assistendo invece a una sconfitta del Potenza contro il Taranto. Una sconfitta che prosegue, siamo al minuto Siamo al minuto 86. 86esimo, adesso entra Falcone per il Taranto, i cambi così per, come dire, fare le standing ovation, come si dice. Però il Potenza comunque ha fatto un'ottima partita, però non è riuscito a convincere fino ad ora. Analizzeremo meglio dopo la partita anche con gli ospiti, però possiamo dire che è immeritato questo risultato. Sì, per quello che si è visto fino ad ora almeno, quindi a 5 minuti dalla fine è immeritato, però purtroppo è il calcio, hanno avuto due occasioni, l'hanno concretizzata e bene. Diciamo una e mezzo, perché alla fine il primo gol è stato È regalato a stato un Potenza, poi assist di Coccia. naturalmente Ne parleremo analizzeremo. meglio anche con i nostri ospiti, che sono Nicola Ragno, mister del Francavilla, e Emerson, vecchia conoscenza del Potenza, che adesso gioca all'Olbia. Sì, Adesso commentiamo questi ultimi minuti, adesso Cagnellutti Cagnellutti. prende palla, la dà Banegas che prova a superare l'avversario, mette un cross per Salvemini che la mette in mezzo, però la palla viene respinta dalla difesa del Taranto, che adesso difende questo risultato importantissimo per il Taranto, che andrebbe a 20 punti e manterrebbe la miglior difesa del girone. Agguanterebbe, se non sbaglio, il Catanzaro al terzo posto. Quindi Un'ottima prova del Taranto, che comunque sta dimostrando il perché di questa solidità difensiva e del perché ha 20 punti. più che altro, soprattutto il progetto, perché è un progetto giovane che porta risultati. Adesso vediamo questi ultimi 3 minuti più Lancio di recupero. Marcone, lancio della speranza, ma Salvemini molto stanco, non riesce più a essere incisivo come inizio partita. Sandri prende Sandri un perde pallone palla, clamoroso. contropiede per il Taranto che potrebbe andare a fare il 3-0, ma non sfrutta l'attimo, quindi il Potenza riesce quasi a riprendere la palla con Sandri che non è entrato proprio bene, cioè Però no. recupera palla, recupera palla, lancia per Ciccio, Salvemini, Salvemini, che abbiamo detto. purtroppo è stanco, si vede, non riesce a essere incisivo e a far bene. Anche se uno Comunque, dei migliori in campo nel primo tempo. le occasioni le ha avute, però adesso è stanco, si vede. Vediamo. Non c'è molta voglia anche in quelli del Potenza. Adesso entrano Barclay E e Vecchi. Vecchi per fare due cambi, ma Penso che uscirà proprio Salvemini e ormai Coccia. Vediamo. due cambi inutili. Infatti Coccia esce. Ed No, esce esce Sepe. Sepe. Escono i due esterni. Prova a Quindi proprio tutto mettere. all'attacco. Ormai. Proviamo con Bomber Buckley a provare a segnare un gol della speranza, ma la vedo alquanto dura, a 2 minuti dalla fine. Il recupero dovrebbe essere corposo, ma le occasioni che si dovevano sfruttare ci sono state, poi non sono state sfruttate, quindi non si può fare molto quando non si ha anche una Non è punta. concretizzato e ritorniamo sempre al solito discorso. Quando non hai una punta, purtroppo è difficile. Ti manca quel Romero, però le occasioni con Salvemini ci sono state. Vabbè, dopo commenteremo passo passo tutti gli episodi perché sono tanti, Chissà, soprattutto nel primo tempo. un episodio magari potrebbe accendere quella miccia, non tanto per oggi, ma Nel finale. anche per le prossime partite che vengono nel futuro, anche se adesso si vede un po' di stanchezza, anche non troppa voglia. Niente. Adesso Sandri controlla la palla a centrocampo, l'arbitro non dà fallo, quindi è contropiede per il 3 Taranto. contro 3, Arriva ma Cagnellutti che Cagnellutti prende fallo. prende fallo, il migliore del Potenza, ma forse il migliore proprio della stagione fino ad ora, senza ombra È uno dei di migliori perché questa partita secondo me quasi tutti sono stati eccezionali. Uno può dire 2-0, quasi tutti eccezionali, secondo me sì. Poi dubbio. È anche vero, poi quando non arrivano i punti è normale, non si può fare tanto, però Quagì adesso lascia la palla, ma non ho visto chi ha sbagliato, però è un errore. non hanno, si vede che la voglia adesso non c'è più, ma come dare torto? 90 minuti per provare a vincere, poi purtroppo non si può fare altro, quindi adesso vediamo questi ultimi minuti di recupero. Speriamo magari in un gol solo per, come dire, Più che altro i gol ti hanno spezzato l'entusiasmo che si era creato. 5 minuti 5 di di recupero. recupero, che a questo punto credo sia abbastanza inutile questo recupero, almeno per ora. Però mai mollare fino alla fine, vediamo un po'. Palla per Marcone Deve rinviare che subito. come da inizio gara Marcone non rinvia mai subito, perde sempre quell'attimo di gioco. Cagnellutti lancia, ma lancia penso
Lancio un po' Nel alla nulla. cieca, nel nulla, con Vecchi che è un po' ancora frastornato, non sa ancora di essere entrato, un po' come con la Paganese. Adesso Sandri prende la palla, la dà a Gigli che adesso fa un po' tutto, anche perché sono usciti gli esterni, quindi Gigli è lì ammonito, quindi basta che non rischi troppo perché ci manca solo un'espulsione a Sarà questo punizione Potenza. per il Potenza da lì. Adesso Piana a terra che Piana obiettivamente non ha giocato una bella partita. Fino ad ora, poi. Adesso Vecchi prova a chiedere l'1-2, ma Banega è Mancano solo 4 minuti, ignore. quindi va messa palla al centro. Sandri l'apre per Gigli che sta facendo un po' il libero. Sono saltati ruoli e Messa palla al schemi. Adesso centro, ha messo. Volpe la punta, mette in mezzo e la palla alta di Salvemini. Uguale alle occasioni del primo tempo di Salvemini, tutte così. Tutte così, ma purtroppo non entra e questo è il riassunto della partita. La palla non entra e E mancano ormai 3 non minuti, ci possiamo quindi fare tanto. penso che può arrivare solo il gol della bandiera. A 3 minuti dalla fine credo che vincere adesso sarà duro. Vincere, recuperarla. La vittoria sarebbe anche un pareggio in questo momento, però diciamo che forse hanno già la testa al domenica prossima. Esatto. Perché ti devi riscattare, devi far punti. Noi oggi abbiamo fatto anche un articolo, fame di punti. Purtroppo però questa fame si è vista sul livello di gioco, ma a livello di concretezza purtroppo Adesso il Taranto recupera palla perché Bacley la perde, ma c'è fallo. quindi Alan prova a fare quello che può, ma comunque manca quella che è la forma fisica, come ha detto anche Mister Gallo. Io già andrei quasi a contattare il mister, perché Aspettiamo proprio esattamente la fine, 2 minuti sarà alla lui il fine. nostro primo ospite. Aspettiamo la fine, magari poi lo contattiamo subito, anche perché domani ha una partita il Francavilla, quindi non vogliamo disturbarlo troppo. È a cena con la squadra, quindi. Ha bisogno di concentrazione. 93esimo, rimessa per il Taranto, ma Che adesso perde tempo, ma come è giusto che sia. ci siamo trovati sia con la Paganese che con il Taranto come da due partite uguali. Anche se oggi più fame del Potenza, con la Sì, Paganese era mancata quello sì. un po', però Non a caso c'è stato l'esonero di Gallo poi. diciamo che oggi però si iniziano a vedere delle idee di gioco, magari poi ne parleremo anche con Mister Ragno di queste tattiche usate da Mister Trocini. Pure purtroppo quando non si fanno punti, bene o male, può essere chiunque l'allenatore, ma se non ci sono risultati la colpa ricade Un sempre sul mister. minuto e 30 secondi. Volpe prova a fare un po' tutto, ma anche lui oggi è un po' in penombra. Ha provato a fare qualcosa, però. Diciamo che forse solo Piana e Volpe proprio penombra, poi il resto mi è piaciuto. La palla La dovrebbe palla è essere in rimasta in sì, campo. l'ha tenuta in campo Salvemi, No. però con un fuorigioco, quindi diciamo Sembrava che l'ha strano. tenuta, ma si Non l'ha tenuto. appresta a battere la rimessa dal fondo, quindi il fuorigioco, a battere la punizione il Taranto. Che continua a perdere tempo anche adesso, a un minuto dalla Vabbè, un fine. minuto. Diciamo che potrebbe già fischiare l'arbitro, effettivamente. Il recupero ce l'aspettavamo corposo, Un ma recupero corposo che alla fine c'è stato, però alla fine se non si riesce a trovare prima il risultato è abbastanza inutile il intanto recupero. aggiornamento sull'altra Lucana, il Piceno pareggia Piceno 1-1. pareggia 1-1 in vista del derby. Lucano, Potenza Picerno, il Piceno sicuramente arriverà a questo derby in condizione migliore rispetto al Potenza. Sì, un pareggio che fa morale, poi Comunque il Picerno ha il doppio dei punti quasi del Potenza, quindi diciamo pareggio che c'era stato anche col campo basso, quindi due pareggi di fila, Picerno. Potenza invece Potenza una vittoria con Latina e adesso una sconfitta col Taranto. Purtroppo quello che manca score comunque positivo per ora per Trocini, comunque una vittoria e una è sconfitta. Tre diciamo nullo, una vittoria e una sconfitta però. punti guadagnati. Adesso l'arbitro fischia. Ho fischietto in bocca che si è tolto. Sì, sta aspettando gli ultimi 2-3 secondi, magari per far fare un'azione al Potenza. Ricci Infatti, volpe in mezzo. proverà il tiro e l'arbitro poi conclude. Fischierà Neanche questo è entrato. neanche questa, però la palla rimane sempre in linea. Oggi è proprio stregata. Salvemini, calcio di Salvemini, calcio di rigore. rigore per il Vabbè. Potenza, abbastanza inutile in questo momento, però. Ci vuole far fare il gol della bandiera. L'arbitro vuole dare Però speranza al Potenza. è un gol che
può far morale, perché comunque ci hai Anche creduto se i fino alla rigori fine. a Potenza sappiamo come sono, quindi vediamo soprattutto chi lo calcerà Salvemini. lo calcia Salvemini. Io l'avrei fatto calciare a Buckley, però. Che il gol lo merita anche Salvemini, dopo sette occasioni che ha Diciamo che lui avuto. l'ha procurato, quindi adesso fa. Certo, un rigore magari già su un 2-1, un rigore così sarebbe No, a inizio stato. recupero A già inizio sarebbe stato recupero sarebbe diverso. stata un'altra partita del recupero, però. Vediamo Vediamo. questo rigore, almeno Per tirarci. per sbloccarci. Vediamo Salvemini lo segna, No. quindi almeno 2-1 il Potenza E adesso l'arbitro fischia. ha fischiato. L'arbitro ha fischiato la fine, voleva proprio far segnare il Potenza, anche l'arbitro aveva capito che Potenza meritava il gol. E quindi questo 2-1, l'unico lato positivo è forse il fatto che Salvemini si sblocca, il bomber del Potenza a questo punto. Io direi subito di contattare Ragno perché ci ha dato disponibilità per un quarto d'ora, però prima. Prima di iniziare, sigla. Sì. Eccoci, siamo tornati. E la chiamata, l'avvio. Abbiamo la chiamata con Mister Ragno, vediamo anche cosa ne pensa, per lui è ex di tutte e due le squadre. Pronto? Mister, buonasera. Ciao, ciao. Siamo in diretta sulla pagina di Voci in Gioco nella nostra trasmissione. Sì, Benvenuto prima di tutto. grazie. Ha visto la partita? Sì, l'ho vista. È appena finita 2-1, Potenza ha trovato i gol della bandiera nel finale. Come ha visto i Lucani in campo? Se uno guarda il risultato, è chiaro che alla lunga, diciamo, nei 90 minuti il Taranto, diciamo che ha meritato di vincere, anche se poi. Il primo tempo io ho visto molto molto meglio il Potenza che ha fatto la gara, soltanto quel mancato rinvio è stato poi un assist per il giocatore del Taranto, è stata una molta Per sfortuna Giovinco. per Giovinchi, è stata proprio una sfortuna, però per il resto direi che il primo tempo meritava secondo me più il Potenza che il Taranto. Poi nel secondo tempo è chiaro, tu devi cercare di attaccare, concedi qualche metro in più al Taranto. Il gioco del Taranto è quello, c'è cioè tanti contropiedisti che ti possono far male, poi uno di questi contropiedi alla fine ha causato il secondo gol. Andando sotto di 2-0 diventa difficile, perché poi ripeto, come ho detto prima, il Taranto è una squadra che riparte molto bene. Non potevi concedere altri metri, si è spenta lì sul 2-0 la partita del Potenza, anche se poi alla fine ci sono stati un altro paio di ripartenze del Taranto, un'altra occasione fatta dal Potenza, però ritengo che alla lunga forse quel gol iniziale abbia condizionato un po' la gara. Mister, come ben sa, Trocini è appena arrivato a Potenza da meno di una settimana, possiamo dire. Dato che lei ha vissuto questa piazza di Potenza, qual è il consiglio che si sente di dare a Trocini? Come deve vivere Potenza? Bah, il consiglio che uno può dare alla fine, io penso che il lavoro di ogni allenatore alla lunga porti sempre i risultati. Un altro tipo di calcio, ogni allenatore ha un suo modo di giocare. È chiaro che bisogna sfruttare al massimo il parco giocatori che si ha a disposizione, però ritengo che se quella è la posizione, qualche limite il Potenza ce l'ha rispetto agli altri anni. Quindi secondo me non è più che altro un discorso di allenatore, è un discorso che la squadra è molto giovane, la squadra deve essere rinforzata sicuramente in tutte e tre le parti per appesantire un attimino di esperienza e per cercare di risollevarsi un attimino, se no si farà fatica a salvarsi. Però ripeto, Trocini non ha bisogno di consigli, Trocini sa quello che deve fare, deve soprattutto lavorare tanto perché c'è tanto da lavorare. In quanto non è facile, questo è un campionato difficilissimo con tantissime squadre, tante città importanti. E insomma, forse, dico forse, con qualche innesto, sicuramente la Piazza di Potenza potrà salvarsi e mantenere la categoria. Però, ripeto,
Non sono io quello che dovrebbe dare i consigli a Troci. Troci è un allenatore esperto, un allenatore di categoria, e sicuramente cercherà di risollevare queste le sorti delle potenze calcio. Mister, secondo lei qual è il reparto che deve essere più rinforzato attualmente? Ma io ritengo che, secondo me, sono tutti e tre i reparti, ci vogliono tre giocatori di esperienza, recuperare qualche infortunato, perché c'è anche dei giocatori infortunati importanti. Una volta che recuperi gli infortunati, tutta la rossa è disponibile con tre elementi, uno per ogni reparto, difesa, centrocampo, attacco, e Potenza potrà, secondo me, cercare di salvarsi. Lei conosce molti giocatori della rosa del Potenza alla fine. Chi, secondo lei, può dare quell'aiuto importante prima di gennaio? Perché alla fine solo a gennaio puoi muoverti. Ma io non, in questo momento non ritengo che un giocatore possa fare la differenza. Io ritengo che alla fine il gruppo può risollevarsi. Non è il giocatore che può prendere in mano tutta la situazione. È un discorso di gruppo, di lavoro, di gruppo. È chiaro che non è facile, è una situazione molto particolare, però secondo me hanno tutte le armi per poter risollevarsi, anche perché Potenza è una piazza calda, in casa il pubblico si fa sentire, e quindi deve giocarsi queste carte per poter risollevarsi. Invece, mister, di questo Potenza, di questa partita che lei oggi ha visto, chi è secondo lei l'uomo che ha magari inciso di più rispetto agli altri? Ma guarda, io ho grande stima per un giocatore che alla fine ho portato io a Potenza, che è Coccia. Coccia è un giocatore che per me potrebbe anche calcare campi più importanti, categorie sì, più importanti. Però ripeto, ci sono tanti giovani interessanti, però questa è una categoria che devi capire cosa vuoi dal calcio, se vuoi salvarti oppure vuoi fare minutaggio. Se vuoi fare minutaggio, un conto. Se vuoi salvarti, hai bisogno di gente più esperta. Diciamo che Potenza-Taranto è un po' la sua partita, perché alla fine siamo saliti in Serie C con quella partita e poi ha allenato entrambe le piazze. Cosa ha provato a Taranto invece e a Potenza? Cosa ha provato? Ma diciamo, sono state due esperienze completamente diverse, perché da una parte ho vinto, dall'altra parte ho avuto un esonero dopo 8 giornate, però li ho vissuti intensamente anche nel loro periodo. Potenza sono stato più di un anno, a Taranto sono stato soltanto 3 mesi, però sono due piazze importanti, due piazze che dove il calcio si sente, la pressione si sente, si parla solo di calcio in giro, il giocatore, l'allenatore, tutti quanti si sentono importanti in queste due piazze. Però ripeto, io devo essere grato sia ad una sia all'altra, anche se l'altra è stata un'esperienza non positivissima, però sono state sempre due esperienze professionali che mi hanno fatto crescere sotto tutti i punti di vista. E invece, mister, parlando adesso di attualità, domani il suo Francavilla giocherà, e cosa si aspetta quindi da questo Francavilla? Quali sono le sensazioni che sta provando ad allenare il Francavilla? Ma io sono stato chiamato qui per cercare di poter avere un progetto di cambiamento, in quanto da tanti anni chi mi ha preceduto è il mister Ranko Lagic, che è stato per sì, 17 anni, e da quest'anno è cambiato questo tipo di progetto, nel senso che loro vogliono cercare di alzare un attimino l'asticella. È chiaro che l'obiettivo principale è sempre quello della salvezza. Gli ultimi anni si è sofferto tantissimo, quasi due retrocessioni, poi la prima sono stati ripescati, la seconda per il Covid sono stati eliminati per gli out, sì, e quindi alla fine quello che mi ha chiesto il presidente è di cercare di soffrire quantomeno, perché insomma gli ultimi anni sono stati 2 anni di sofferenza. È chiaro che noi adesso stiamo facendo un buon campionato, abbiamo iniziato bene, questo inizio è stato ottimale, vogliamo continuare così, vogliamo raggiungere quanto prima quei famosi 45-46 punti, perché ripeto, anche qui il campionato di Serie D, il girone H è più difficile, faccio fatica a trovare squadre che puntano alla salvezza. Qui ci sono 6-7 squadre di grandissimo livello, dove hanno fatto grandissimi investimenti, sì, e poi vedo tutto il resto delle squadre, perché ripeto, anche le ultime sono buone squadre, quindi bisogna cercare di soffrire su ogni campo e cercare di prendere i punti su ogni campo. Noi veniamo da una vittoria fuori casa di Altamura, speriamo domani di ripeterci con il Nola. Va bene, mister, la ringraziamo per essere stato con noi
E noi speriamo di rialzarci quanto prima, già col Picerno. E un in bocca al lupo a voi per la partita di domani e per il proseguo del campionato. Grazie, grazie, io vi seguo sempre. Un grandissimo bocca al lupo lo faccio alla città di Potenza, Grazie. sin dalla prossima partita, cercare di vincere il derby col Picerno perché serve, perché fa morale, ma soprattutto perché si ricominci un nuovo ciclo di Esatto. vittorie che porti al raggiungimento dell'obiettivo. Ciao a tutti e grazie. Grazie, mister. Buona Arrivederci, mister. serata. Ciao, arrivederci. Quindi abbiamo sentito Abbiamo anche. sentito il mister e alla fine ha detto quello che bene o male dicono tutti i tifosi, tutti, come dire, tutti quelli che masticano calcio. Se non si hanno i determinati giocatori e determinati acquisti per vincere è abbastanza complicato e questo è quello che manca al Potenza alla fine. Però diciamo che si è vista un qualcosa oggi. Io infatti direi di andare a analizzare un attimo il primo tempo, magari se lo vuoi fare tu, Paul, e poi Sì. contattiamo Emerson. Sì, diciamo che alla fine è stata una partita molto sofferta dall'inizio. Il Potenza ha cercato subito di imporre il suo gioco, infatti subito dopo 2-3 minuti il Potenza ha avuto le prime occasioni. Purtroppo però Salvemini non è riuscito a inquadrare la porta, infatti è molto. Quello è il punto che manca al Potenza, ovvero un attaccante fisso e forte che riesca a prendere le redini di questa squadra. E dopo poco il Taranto, grazie a uno svarione di Coccia, è riuscito a segnare con Giovinco che da bomber, quello che proprio manca al Potenza, ha insaccato l'1-0 e da lì poi il Potenza ha provato a riprendersi anche a sbilanciarsi e da lì poi nel secondo tempo è nato il 2-0. E da lì in poi il Taranto ha difeso, è anche vero che il Potenza ha continuato ad attaccare, ha continuato a difendersi quanto poteva, però alla fine la partita è finita 2-1 grazie a un rigore come dire, dell'arbitro che ha voluto premiare il Potenza per i suoi sforzi e per quello che ha fatto, che aveva fatto. Quindi questa è più Diciamo un'analisi. sì, l'analisi è il rammarico che c'è sempre perché non si riesce a vincere, ovviamente mancano i punti, però c'è anche da sottolineare il fatto che il Potenza oggi ha giocato bene. Non mi sento di dire che oggi non ha giocato bene rispetto ad altre prestazioni. Pochi giocatori in penombra, tipo Volpe, Diciamo che Piana. magari Piana allora non si è ancora inserito, secondo me, nel gioco di Gallo ovviamente non si era inserito anche perché fra infortuni e tutto non l'ha mai masticato effettivamente. Però oggi non l'ho visto proprio concentrato, si è preso un'ammonizione, non è riuscito a fare quello che serve, mentre quello che è la roccia difensiva è sempre Carnellutti, è sempre lui che, Classe 99. classe 99, in prestito dalla Roma, che secondo me ringrazierà a fine dell'esperienza il Potenza per quello che ha fatto, perché sta facendo crescere il valore di questo ragazzo. È il cartellino, soprattutto il valore del cartellino di questo ragazzo, che chissà, magari. Magari ci sarà lasciato in prestito almeno fino a fine anno, speriamo. Speriamo di sì. E in sintesi abbiamo detto un po' qual era l'analisi della partita, ma secondo me oggi abbiamo visto i migliori 25 minuti di tutta la Sì, stagione. la prima mezz'ora, anche dopo il gol, alla fine il Potenza ha giocato veramente bene. Purtroppo, però, quando si prende gol così fa male, da lì poi si è spento un po' l'entusiasmo. Io direi di andare a contattare uno che consigli ce ne può dare. Ed è il Come? Puma Emerson che comunque ha vissuto anche lui Potenza, ha vissuto anche Taranto, però a Potenza sicuro ha ottimi ricordi. Sicuramente. Quindi avvio la chiamata. Speriamo non ci siano problemi perché è in È viaggio in per viaggio per Pescara. Pescara, dato che comunque domani il suo Olbia giocherà e quindi vediamo cosa si sente di dire. Aspettiamo. Forse proprio adesso non prende in pullman. Invece eccolo qui. Emerson, Eccomi, pronti. buonasera. Benvenuto Buonasera a voi. nella nostra trasmissione, Ti Digital Impulse. ringraziamo Grazie. per essere qui con noi. Piacere, ragazzi. Disponibilità immediata da parte tua e infatti andiamo subito a farti una domanda. Quale consiglio puoi dare al Potenza per rialzarsi immediatamente? Ma consiglio che si può dare nei momenti difficili sicuramente di tenere il gruppo compatto perché oggi è stato di tutte le partite che ho visto il mio primo tempo un gol per un errore di un rinvio di Giuseppe ma sono cose che possono capitare nell'arco di una partita di un campionato anche perché il dominio della partita del Potenza nel Sì. primo tempo e il Taranto non si era mai visto nella area di rigore. Le sconfitte bruciano sicuramente, ma servono anche
a capire quali sono le cose da migliorare, dove c'è da lavorare e dove c'è da fare meglio per la prossima partita, che è una partita sicuramente importante, visto che c'è un derby da giocare contro una squadra che è sicuramente in salute in questo Sì, momento. il Picerno che sicuramente è messo meglio del Potenza, però come tu sai, quello che potrebbe favorire a andare a vantaggio del Potenza è proprio il calore dello stadio da domenica prossima. Quello deve fare la differenza in ogni partita casalinga del Potenza. In questi momenti servirà proprio questo e secondo me domenica dovrà essere proprio cura del tifoso, del potentino, andare a sostenere il Potenza perché in questo momento la squadra deve rimanere compatta, ma ha bisogno anche del supporto, come in ogni squadra alla fine. Quindi, Emerson, tu hai giocato sia a Taranto che alla fine a Potenza, dove noi ti ricordiamo con grande affetto e sei rimasto nei nostri cuori, penso, dal post che hai fatto quando sei andato via, anche tu hai Potenza nel cuore. Che emozioni hai provato quell'anno a Taranto e a Potenza invece, quale emozioni hai provato? Ma sicuramente a Taranto è stata un'esperienza molto breve perché sono rimasto 5 mesi e tra l'altro uno dei miei gol è stato proprio contro il Sì, Potenza a su punizione. Taranto. E è stata un'esperienza molto molto bella perché abbiamo fatto un campionato importante perdendo la finale dei playoff per andare in Serie B contro l'Ancona con una squadra fortissima, sicuramente una delle squadre più forti di quel campionato. È una piazza caldissima che vivi di calcio così come Potenza. Sì. Un'esperienza che sicuramente ogni calciatore dovrebbe vivere perché ti fanno sentire veramente Unico. importante, ma anche nei momenti negativi, perché poi le piazze calde servono anche nei momenti Sì. negativi perché ti fanno capire che c'è pressione, che c'è voglia di fare sempre bene, e il tifoso vuole vedere la maglia sudata, no? Vuole vedere fenomeni, sicuramente quella è la cosa che conta di più. Potenza, sono stati 2 anni meravigliosi, dove abbiamo sfiorato un sogno bellissimo, ma l'esperienza più bella è stata fuori dal campo perché ho fatto tanti amici, ho conosciuto tante persone meravigliose che ci hanno fatto sentire a casa nostra, a me e alla mia famiglia. Solo che l'anno scorso è stata una scelta di vita, tornando a vivere in Sardegna per il fatto della mia famiglia e tutto quanto. Non è stata una scelta calcistica, perché se avessi fatto una scelta calcistica sarei rimasto sicuramente a Potenza, come assicuro. E invece, dato che tu comunque hai seguito la partita, secondo te il difensore del Potenza Carnellutti in alcune movenze ti può ricordare? No, l'ho visto tutta la partita, mi avevano parlato di questo ragazzo quando era arrivato a Potenza, dei miei amici. Sì, mi piace tantissimo come difensore perché tecnicamente è molto bravo, ha molta personalità. Diciamo che in difesa Potenza ha dei giocatori importanti, Piana non ha le caratteristiche magari di Carnellutti e Gilli sicuramente è un giocatore tecnico, ma allo stesso tempo è un difensore molto bravo. E oggi Carnellutti sicuramente è stato uno dei migliori in campo per il Potenza, perché nel primo tempo ha fatto 2 o 3 cross importanti in aria, ha fatto partire l'azione da dietro con cambi di gioco importanti, anche palle sui centrocampisti. Ripeto, il primo tempo è stato molto positivo, il secondo tempo sicuramente il fatto di rincorrere la sconfitta ha penalizzato il Potenza, che in questo momento gli manca tanti giocatori importanti e sicuramente la cosa importante è non perdere la fiducia, non smettere mai di rincorrere il risultato, cercare sempre di rimontare le partite quando capitano queste situazioni qua. So che non è facile, quando stai perdendo magari ci deve essere l'orgoglio e uscire fuori la personalità di ognuno dei giocatori. Come hai detto Mister Rami in precedenza, non c'è un giocatore che può cambiare la situazione. C'è una persona che sicuramente è il mister, che deve lavorare sulla testa e anche sulle qualità dei giocatori che ha a disposizione, sperando di avere tutti a disposizione il prima possibile. Sicuramente qualche innesto a gennaio dovrà arrivare, perché sono sicuro che il presidente non vuole solo la salvezza, vuole lottare Sì. per qualcosa in più. Sì, assolutamente. Quest'anno deve essere un anno diverso rispetto all'anno scorso, invece,
ci siamo ritrovati nuovamente in quelle zone brutte della classifica. E Puma, ti ringraziamo per l'intervento e un in bocca al lupo per la partita di domani e per il proseguo del tuo campionato con l'Olbia. Ragazzi, sono io che vi ringrazio per lo spazio e approfitto per salutare tutta la serie di Potenza che sarà sempre nel mio cuore. Spero di prima possibile di tornare a trovarvi e vedere qualche partita dal vivo. Farò un grosso in bocca al lupo alla squadra. Sicuramente ci sarà la possibilità di rifarsi. Io l'anno scorso con l'Olbia abbiamo fatto un campionato un po' difficile, quindi momenti della stagione che ti possono svoltare la testa di tutti quanti. Sicuramente la differenza in quel di Potenza la faranno i tifosi, perché devono essere positivi e capire che momenti negativi ci saranno durante la stagione. È importante che loro siano affianco ai giocatori e di tifare il Potenza, non di tifare i giocatori, perché quella è la cosa più importante. Sì. Un abbraccio a tutti e vi saluto con tanto affetto. Grazie, Grazie. Ciao grazie Puma. Puma. Buona serata. Quindi abbiamo sentito Diciamo che anche. anche da ex giocatori o allenatori che hanno comunque visto la Piazza di Potenza, il messaggio è chiaro: non sgretolare subito il gruppo e girare tutti verso un unico Il obiettivo. consiglio sia dato da Ragno che da Emerson era proprio quello, è quello, di mantenere il gruppo Sì, il compatto e gruppo va soprattutto dare mantenuto. fiducia a Trocini, perché adesso è Alla arrivato. fine anche Ragno, ovviamente, da, come dire, da mister, sa quello che serve a un allenatore ed è quello che è fondamentale, la fiducia, perché poi se un allenatore ha fiducia, di conseguenza la riesce a trasmettere anche ai suoi giocatori. Sa soprattutto le difficoltà che può incontrare Trocini in questo momento, quindi analizzare Sì, questi diciamo errori e che ripartire alla subito. fine Trocini viene a Potenza come un po' come quando Ragno se n'è andato, ovvero un momento difficile che però va gestito bene, però quello che farà come dire, farà svoltare in positivo, secondo me, la stagione del Potenza è ovviamente il pubblico, perché i risultati, bene o male, prima o poi potranno arrivare anche con partite deludenti, però il pubblico non deve mai mollare la squadra, soprattutto in vista adesso della partita col Picerno che non si può perdere. Adesso è fondamentale rialzarsi, come dicevamo in Perché precedenza. quello che è mancato al Potenza alla fine è la continuità, perché sì, anche con l'Andria si era riuscito a vincere, però poi non si riesce a fare magari anche un pareggio, non si riescono a fare due risultati utili Sì, consecutivi. ma infatti è un po' come è successo, come dicevi tu, con l'Andria e c'era ancora E c'era Gallo. ancora Gallo, quindi alla fine la colpa del mister è relativa. È relativa, però adesso il cambio è stato fatto con Trocini, però sembra che un po' più di aggressività oggi si è Sì, c'è vista. stata più cattiveria, magari anche perché adesso lui sta toccando quei tasti che Gallo non ha toccato, anche sull'orgoglio personale dei ragazzi, che magari era mancato o semplicemente non riuscivano a trovarlo anche per gli scarsi risultati. Però avere subito adesso una partita come il Picerno è fondamentale, anche perché alla fine oggi il Potenza con un pareggio non avrebbe rubato niente a No, nessuno. no, no, io penso che nei primi 25 minuti, e come ha detto anche il Puma, nei primi 45 minuti Potenza ha dominato la partita. Sì. E poi è stato un pallone giocato male da Coccia, Sì. Che un è un rimpallo. rimpallo alla fine, un episodio che ha caratterizzato la partita e quindi non abbiamo potuto, come dire, rialzarci anche perché è difficile riprendersi dopo una batosta. Alberto, che è stato nostro ospite la scorsa volta, dice di riempire il Viviani in occasione del derby. Sì, è quello che serve, anche come era stato detto dal presidente con il Latina, con la promo, che però non è stata, come dire, molto seguita dai tifosi. E chissà adesso, magari forse con una giornata rosso-blu che potrebbe arrivare in Sì, vista penso delle che arriverà gare. col Picerno, se no aspetta qualche altro risultato Diciamo che positivo. però col Picerno forse un derby potrebbe essere l'occasione giusta per rianimare questa piazza. Più che altro riempire, perché con il Latina, ok, abbiamo vinto, ma lo stadio era Lo stadio veramente era vuoto. abbastanza, anche il clima purtroppo non è favorevole a queste promozioni del Potenza. Noi diciamo capiamo i tifosi che stanno a casa, perché comunque c'è Eleven, c'è la tecnologia E non che. ci sono soprattutto i risultati, però vedere la partita allo stadio, anche come può essere quella col Picerno, secondo me può essere un'emozione unica, soprattutto al Viviani, anche perché a Potenza si vive di calcio, come ha detto il Ragno. E come ha detto anche l'altra volta Bellettieri, cioè il Viviani deve diventare un catino, cioè Come con Raffaele, quasi insuperabile.
perché i punti che fai al Viviani poi ti serviranno poi per smuovere la Sì, classifica. anche se diciamo il lato positivo per il proseguo è Salvemini che è riuscito finalmente a segnare il suo secondo gol, diciamo il primo in trasferta. Anche oltre i 5 minuti di recupero, però è L'importante è arrivato. che ha segnato e soprattutto il Potenza è riuscito a segnare un rigore, quindi diciamo che magari forse un tabù è stato sfatato almeno Questo tabù è adesso. stato sfatato, poi alla fine i ragazzi non hanno mollato fino al No, no, questo novantesimo. è la cosa positiva, ovvero il non aver Infatti. mai mollato e aver sempre creduto di poterla riprendere. Infatti credo che oggi tutti, bene o male, forse solo Piana è stato quello più in ombra rispetto agli altri, però credo che oggi ci sia stata proprio una prova di orgoglio che col Picerno porterà a assumere risultati. Con orgoglio sono andati anche 320 persone a Taranto, come al solito, chapeau. Anche perché la trasferta oggi era di spicco e comunque diciamo che il Potenza ha reso fieri questi tifosi anche se purtroppo non è arrivato il risultato. Perché alla fine il gol se l'è fatto il Potenza. Diciamo che Analizzavamo prima. sì, il primo gol del Potenza è stato un errore di coccia su una punizione, su una rimessa laterale che forse non c'era, però questi sono Vabbè. episodi di gioco che capitano sia a favore sia a sfavore. Esatto. E il secondo gol invece è stato un contropiede che quando provi a recuperare una partita nel secondo tempo succede. È anche vero che Salvemini ha avuto un'occasione dopo 2 minuti nel primo tempo, un tiro dai 30 metri sempre nel primo Sempre di tempo Salvemini. e soprattutto un'incursione sulla fascia con una palla per Ricci che è stato murato e lì poteva, al verso il 50esimo si sarebbe aperta un'altra Senza partita. quel muro difensivo, secondo me entrava. Però questo dobbiamo comunque fare i complimenti al Taranto perché hanno 20 punti, hanno la miglior difesa e quindi Solidità diciamo che la difensiva. solidità difensiva si dimostra anche se comunque un gol il Potenza la miglior difesa è riuscito a farlo. E questa solidità difensiva noi l'avevamo vissuta con Raffaele proprio perché non Sì, subivamo gol e anche immeritatamente vincevamo. magari riuscire a vincere 1-0 o anche un 1-0-0 che in alcuni casi era fondamentale, diciamo che quello che manca al Potenza è un po' di sicurezza difensiva, ma che si può ritrovare ovviamente con i risultati. Come diceva sia Ragno che Emerson, serve qualche rinforzo, secondo te? Ah, io credo che il rinforzo vada fatto in mediana, perché il Potenza non ha il suo metronomo che indica, come dire, il gioco da fare. Poi a maggior ragione con l'infortunio di Costa Ferreira, che non sappiamo, magari 1 o 2 mesi dovrà stare fuori. Sì. Diciamo che la situazione senza un qualcuno che può fare la giocata di prima o evitare 2 o 3 tempi di gioco diventa complicato. Infatti i tifosi sui social lanciano questa frase, questo grido, sconfitta ingiusta perché poi gioca solo noi. Sì, ha giocato solo il Potenza, magari qualcuno ha iniziato sicuramente a brontolare dopo il primo gol, però alla fine, vedendo i 90 minuti e riassumendoli, ha giocato solamente il Potenza. Effettivamente è stato così. Per me l'acquisto che bisogna fare è una punta, l'unico acquisto. Spendere anche tutto il budget solo per la punta perché secondo me non serve alta. A centrocampo siamo messi bene perché ci sono ragazzi di qualità tipo Zaccaria, Diciamo che però Sandri. manca un regista. Ma anche il regista, però il regista non c'è stato Sandri in queste partite. Secondo me lui lo può E fare poi tranquillamente. comunque per quanto riguarda la punta, se Salvemini riesce finalmente a consacrarsi, sarebbe come dire, un acquisto in casa. Che Quello sì, assolutamente. Poi l'acquisto in casa ce l'abbiamo con Romero. speriamo di rivederlo presto, anche se l'infortunio era grave, quindi ha bisogno di recuperare con Quindi tempo. prendere proprio una prima punta, secondo me, l'acquisto da fare. Diciamo Quindi che prima di farlo, ovviamente però si deve svuotare un po' il reparto offensivo, quindi queste sono dinamiche che riguardano più il presidente che noi. assolutamente. Quindi Taranto Potenza 2-1. 2-1 il Potenza dà segnali di ripresa e segnali diciamo, positivi verso la partita con il Picerno, domenica alle 5:30. Una partita dominata, soprattutto il primo tempo, abbiamo detto, quindi siamo contentissimi. Sì, siamo contenti per la prova, vabbè, ovviamente non per il risultato, Quello questo è assolutamente. abbastanza chiaro, però in vista della partita con il Picerno diciamo che c'è voglia di fare e soprattutto di rifarsi, ma anche perché il Potenza oggi credo sia uscito abbastanza bene da questa prova a Taranto. Non ero lì, ma secondo me la maglia era sudata a fine Diciamo partita. sì, c'è stata la grinta che però forse per la prima volta in trasferta abbiamo visto, perché le altre trasferte il Potenza non aveva mai messo questa L'unica può grinta. essere quella di Catanzaro che poi ti hanno rubato alla fine. Però diciamo che questa è la vera partita dove hai giocato tu 90 minuti, hai messo il tuo gioco e poi quando si perde succede per episodi, quindi adesso l'importante è fare bene con il Picerno e soprattutto essere unite alla squadra. Fare gruppo ancora di più, quindi l'obiettivo di Trocini è questo e anche il nostro. Noi tifosi dobbiamo fare gruppo attorno alla squadra e alla società. Appuntamento. Appuntamento è domenica allo stadio per la partita Potenza-Picerno, noi saremo lì ovviamente vicino a farvi
fuori dallo stadio subito appena la partita finirà per dare le nostre impressioni, sia il nostro commento sia quello dei tifosi che quindi invitiamo a essere lì. Rimandiamo ai social di Voci in Gioco e anche di Pollo e Lollo. Dove potete trovare questa diretta su Facebook e poi ricaricata successivamente anche su YouTube. E quindi per questo post partita è tutto, noi siamo sempre legati alla squadra e come diciamo sempre noi, a maggior ragione in questo momento, forza Potenza. Forza Potenza.